l'emozione ogni domenica. Con il cuore azzurro grido Napoli, sovvintane gare campaneme, a sta squadra pure si può perdere. Uno male di bagaso non mi fa restare, per essere una male che fa. E per tutto il mondo sta bambina ci ha portato, come fosse cielo sta città. Io questi canzoni e tu a rumeri si me lo rivelo in mezzo a lacrime. Rambo di una mano non fa male a sta città, si è mattina guerra mozzo fa. Buonasera amici telespettatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Aspettando Tifosi Napoletani. Con me, come sempre in studio, il padrone di casa, Gennaro Montori. Buonasera Gennaro. Ciao Anna, buonasera a tutti. E allora Gennaro, prima di guardare il servizio di Marco Di Bello e commentarlo insieme, voglio una tua opinione sulla partita di ieri. Ma penso che sia stato un Napoli quasi impeccabile, un po' qualche problema in difesa, è tornato un po' il proprio problema in difesa. Quando gioca a Britos io sono sempre perplesso. Lo so. Vabbè. Comunque tutto sommato l'importante era vincere. Abbiamo visto un grandissimo attaccante che si chiama Gonzalo Higuaín, non avevamo dubbi. Io l'ho definito il nuovo Careca. E poi un gol di Mertens straordinario. Poi per tutto il resto penso che ne parliamo dopo. Sentiamoci prima. Bravissimo Gennaro. Ci guardiamo insieme il servizio di Marco Di Bello e poi ovviamente lo commentiamo in studio. Ebbene, bene, rieccoci in studio. Allora, Gennaro, sei d'accordo sulla sintesi della partita che ha fatto Marco Di Bello per noi? Ma penso proprio di sì questa volta, perché praticamente non c'è proprio nulla di... E credo che comunque ci sono da notare delle cose, ad esempio Insigne, che secondo me i tre folletti è quello meno in forma dei tre. Il mister lo sta facendo sempre giocare, questa è una grande dimostrazione. Dici. No, lo sta facendo giocare, gli sta dando grande fiducia, più degli altri due. E l'ha fatto fare anche il capitano. Questa è dimostrazione che Benitez vede lontano per Insigne. E ci crede molto in lui. Ci crede moltissimo, e questo vanno i complimenti al nostro mister, che riesce a tenere bene tutti e tre, è una cosa bellissima, che quelli si somigliano quasi tutti e tre. Com'è? È vero, cioè devi soltanto il numero, le movenze, cose. Perché da lontano anche le movenze, anche il taglio dei capelli. Tra chi è tifoso e conosce nel DNA i movimenti di un giocatore li conosce. Certo, non mi ricordo le movenze di tutti i giocatori della storia, figuriamoci un po'. E comunque è una cosa molto bella, era importante uscire da questo brutto incubo di questa sconfitta di Parma, era importante vincere, è importante allontanare la Fiorentina, perché ci siamo lamentati che passiamo attraverso i preliminari, ma non ci dimentichiamo che potevamo anche andare in Europa League poi, non in Champions. Bisogna comunque stare attenti, mentre ma adesso 9 punti invece sì, allontanano definitivamente. Ha saldato ancora di più, diciamo, questo terzo come posto. È stato consolidato il secondo e il primo, ma io questo l'ho detto. Vabbè, tu l'hai detto da molto tempo, da tanto mesi tempo. E mesi fa, ma perché il problema era quello, la rosa, e tu infatti appena c'ho con qualcuno che è qualche seconda linea, terza linea, il Napoli va in difficoltà. Lo stesso ieri, diciamo, ci hanno fatto tremare un po'. Però alla tu fine stavi dicendo quello che è venuto un po' a mancare, che sembra che ha fatto un passo indietro, proprio la difesa prima. Beh, diciamo che Albion era un po' febbricitante, poi c'è Britos che non dà quelle garanzie, poi è andato dopo Fernandez e Britos che insieme ce lo insegnano le partite che hanno disputato, non riescono mai tutti e due a giocare qualche partita bella, non sono mai riusciti a giocare. E poi per il resto poi è entrato Messo che sembrava che c'era quel mezzo rigore che poi non c'era. Secondo te c'era o non c'era? Ho dei dubbi. Ultimamente ho molti dubbi su queste cose. Gulamba praticamente è una realtà, anche se commette qualche piccolo errore, non crossa a volte in tempo, ma sicuramente ha una crescita a disposizione che è enorme e sarà un giocatore veramente determinante per il futuro del Napoli. Enrique pure non è male, però precedentemente aveva fatto ancora meglio, però anche lui ha dei margini di miglioramento. Soprattutto con Benitez, ma la cosa più importante è che bisogna allargare la rosa. Adesso che abbiamo consolidato
il terzo posto sempre possiamo, certo, anche iniziare a discutere. Infatti, proprio ci sono, c'è bisogno urgentemente di acquisti. Qui bisogna capire il problema sta di questo litigio dal presidente De Magistris e poi come andrà a finire, e poi li vediamo tutti e due seduti la domenica, non si è capita ancora. Nemici in settimana, e poi non so per il pubblico, non so per qualcosa, per la visibilità, non riesco a capirla ancora questo, perché se è un dramma e basta. Ci sono cose che non mi capisco. Bisogna assolutamente poi risolvere. Ovviamente giovedì avevamo detto che il presidente aveva commesso degli errori per quanto riguarda, ha alzato le mani su quel tifoso, sì, ma mi sembra che adesso questo tifoso stia un po' esagerando. Sì. Sta andando un po' oltre, ci vorrei parlare quasi per dirgli che non è così, che ci si comporta una persona. Avevi ragione, però così tu fai forte De Laurentiis perché passi dalla parte del Torino. Anche perché poi ha chiesto scusa al presidente. Gli ha chiesto scusa, l'ha invitato. L'ha invitato da lui, quindi. Ma veramente vorrei qualcuno che mi facesse avere il numero perché vorrei parlare con questo. Beh, non si sa mai, insomma, ci sto ascoltando, questo tifoso può mettersi anche in contatto con te. Ma di dov'era innanzitutto? Tramite noi. Di dov'era? Guarda, non lo so. Mi dicono che era del nord. No, non mi sembra. Però no, può essere che abitava al nord, non lo so. Ma il piacere però di parlargli, perché sinceramente. Però credo che comunque tutto sommato aveva delle grandissime ragioni, perché una persona che viene a credere, però non deve dimenticare che anzi dovrebbe farne frutto, sia lui che il presidente, e così per insegnamento del presidente lui fa un passo indietro e il presidente ne faccia due, perché onestamente è poi brutto uscire su tutte le pagine d'Europa che il presidente del Napoli ha aggredito un tifoso, è una caduta di stile, questo, certo, dà fastidio. Certo, per il Napoli, per la città, ovviamente, assolutamente. Ci sono persone che vanno troppo contro il presidente. Però persone che ci vanno il primo passo l'ha fatto, ha chiesto scusa, quindi. Quello era il minimo, no? Ne ha fatto mezzo, non è uno, perché quello era, ha fatto un passo noi in davanti, perché il presidente aveva fatto un errore eclatante. Se ne è reso conto e quindi vabbè, comunque speriamo che si risolva anche questa situazione. Ci sono troppe persone che vanno contro per motivazioni personali, c'è chi va troppo a favore per motivazioni personali e questo non va bene. Dici, non c'è una via di mezzo, no, dici tu. Questo disturba la storia del Napoli, il cammino del Napoli, disturba tutto, anche perché il presidente sappiamo tutti che non vuole praticamente avere a che fare con la storia precedente, questo non è una cosa bella, questo è un errore, anche perché lui deve ricordarsi la nostra bacheca è formata da due scudetti. In attesa del terzo, speriamo che lo faccia arrivare al più presto. L'Europa, la Coppa UEFA, ci sono quattro Coppa Italia, auguriamoci che ne diventeranno cinque e due gli appartengono pure, per cui certo, è un bel bottino, però le Coppa Italia tutti, da che è nato il calcio, diciamo che non sono una cosa così eclatante, però per quanto riguarda il passato, il 62 eravamo in Serie B ed era una cosa eclatante, perché vincere nessuno mai l'ha fatto, nessuno mai ha vinto la Coppa Italia da Serie B. Poi l'abbiamo vinto con Savoldi, sai, la delusione dei campionati, andava bene. L'87 abbiamo fatto questa doppietta, andava bene, poi l'abbiamo vinta con lui, che era comunque un traguardo, perché il Napoli, certo, adesso il Napoli è una realtà, adesso bisogna guardare avanti, bisogna mirare a questa Coppa Italia, passare attraverso i preliminari della Champions con la speranza che si facciano degli acquisti, e lo ripeto. Perché infatti iniziamo un po' a parlare anche di. Oramai penso che ne possiamo parlare. Sì, ne possiamo parlare. Adesso perché sì, perché il Napoli dovrebbe perdere tutte le partite, la Fiorentina, anche perché poi. Che non penso che sia così. Sono 9, ma sono 10 in effetti. Infatti. Cioè non. Il Napoli dovrebbe perdere tutte le gare e la Fiorentina dovrebbe vincerne 4. Non penso che sia possibile una cosa del genere, dobbiamo essere obiettivi. Ma poi il Napoli non... Appunto, per questo dico, facciamo questo passo avanti, parliamo di come bisogna adesso sistemare la squadra, perché come dici tu bisogna fare degli innesti importanti se vogliamo vincere qualcosa. Allora, il Napoli innanzitutto deve prendere un altro portiere. Anche se rimane Reina? Se andassi via Reina, se rimane Reina, perché abbiamo Raffaele, è un grande portiere. Perfetto. Tu sai come la pensi, anche se la prima partita è stata un po'. Lo so, ne parlammo. Però dicessi, diamoci anche fiducia. No, e ma tempo. Molta fiducia, ci mancherebbe. È un portiere, ma un portiere non gli puoi dare una partita, due partite di fiducia. Ci sono portieri che vanno in crisi per 5-6 partite. I più grandi sono andati in Dino Zoff, gente che ha vinto le scudette, che ha vinto le coppe del mondo. Sono andati i più grandi, sono andati in crisi. Bisogna dargli il tempo. Portiere più stabile nella storia del Napoli è stato Luciano Castelli. È stato il più grande per me. Poi ci sono stati quelli recenti, Ezio Taglialatela, che certo, comunque hanno soddisfatto, erano pure napoletani, e c'è stato il grande Dino Zoff, Bandoni, ce ne sono stati i portieri, Bucatti, Sentimenti, però Castellini su tutti, poi Carella e Giuliani che hanno vinto, diciamo, come portieri. Però io penso che siamo bene in porto. Per quanto riguarda la difesa, per me
partiamo da Mesto, per me un giocatore lo possono anche mettere lì, però per stare tranquillo, così se serve, se servisse nella rosa. Nella rosa, ma nei 22, 23, 24, ma non è che ti serve come giocatore di 18. Se poi capita una sfortuna di un giocatore, lo tieni in riserva, anche avendo una sfortuna di un calciatore, va bene. Britos ha fatto il suo tempo a Napoli, un'ottima persona, un ragazzo per bene, però noi parliamo sempre di calcio e non offendiamo mai le persone. Britos per me non è pronto per un Napoli che deve volare. Enrico ci può andare nei 22. Quindi 20, tu dici 22. Britos nemmeno nella rosa? No, non scherziamo proprio, ma anche perché lì bisogna prendere qualcosa di soldi e il Napoli comunque i soldi non può permettersi di buttare, perché Britos è stato pagato una cifra troppo alta. Lo stesso discorso vale per Zemaili, giocatore che ti può servire per i 22, 23, ma non nei 18, perché nei 18 quando vuoi affrontare competizione ad alti livelli, perché l'anno prossimo se noi andiamo avanti vogliamo lottare per lo scudetto, ci riproponiamo per la Coppa Italia che siamo comunque teste di serie, poi ci riproponiamo anche in Champions per passare attraverso i preliminari. Devi avere una rosa di 20-22 giocatori. Anche perché sarà un anno bello duro, ci sono i mondiali. No, ma poi oltretutto ci hanno parecchie squadre che comunque vengono da delle delusioni come l'Inter e il Milan, che adesso si stanno rifacendo, ma che sicuramente faranno squadre di altissimo livello. Toir si è preso con tutti quei soldi, si è preso l'Inter, ma sicuramente non farà un altro sforzo per far diventare grande un club. Ovviamente che comunque tu dici le competizioni con le squadre importanti saranno più alte. Ma poi noi dobbiamo guardare una cosa, noi siamo così scemi a volte, no? Che diciamo l'Inter in crisi, perché che hanno fatto? Ma la gente si dimentica che qualche anno fa l'Inter ha vinto Coppa dei Campioni, ha vinto la tripletta, cioè praticamente possono esserci 3-4 anni di crisi. A noi mi sembra che questa crisi dura da tempo e non è giusto. Come per esempio noi eravamo in Serie C, ma pure la Juventus è ripartita in Serie A con il Napoli ed è diventata per la terza volta campione d'Italia, perché tra un po' sicuramente, anche se non vincesse, comunque penso che la Juventus lo scudetto ormai l'ha vinto, con tutto rispetto per la Roma, che sta disputando un grandissimo campionato. Stanno facendo un campionato a sé Juventus e Roma. Poi il Napoli sembrava che voleva agganciarsi sia alla Juventus che alla Roma, ma non c'è riuscito perché era troppo corta la rosa, questo lo sappiamo bene. Poi lì davanti siamo fortissimi perché abbiamo dei giocatori importanti, il Milan si rinforzerà perché comunque non vuole, sicuramente ha un allenatore che ha fatto un po' la storia del Napoli, del Milan, e sicuramente non vuole arrendersi e vorrà sicuramente una grande squadra. Berlusconi vuole mettere in sesto di nuovo la situazione, vuole vincere, in competizione. La figlia che è entrata in società con Galliani, adesso si sono praticamente uniti tutti quanti e credo che vorranno fare belle cose per figurare bene tutti quanti. Questo ci deve spronare ancora di più. La Fiorentina, che è una nuova realtà, la Lazio, che comunque in grande contestazione il presidente, sicuramente farà qualcosa in più. Ormai le squadre diventano 0-7, c'è il rischio di uscire dalla Champions, di non entrare in Champions, per questo l'anno prossimo facciamo le corde, però l'anno prossimo c'è un anno importante. Ogni anno diciamo questo. Ma noi gli abbiamo dato un ulteriore anno al presidente, auguriamoci che sia lui. È un Napoli già rinnovato rispetto agli altri anni con Benitez e con la squadra, però come dici tu adesso bisogna fare gli innesti giusti, consolidare, perché è davvero, insomma, poi non ci sono più alibi, insomma, questo è il suo. No, ma anche perché noi abbiamo dei giocatori importanti, non ci dimentichiamo che se riusciamo a tenere maggio, nei 18 maggio il giocatore è importante, ovviamente non può farsi 50 partite, perché poi quando ne fa tante abbiamo visto che pure maggio va in difficoltà. Goulam e Zunic, con la speranza che sarà sicuramente riconfermato, perché abbiamo atteso tutto questo tempo, l'abbiamo rifatto, l'ha fatto il contratto il Napoli, auguriamoci che anche lui, perché è un giocatore determinante, Albion, e poi al centro possiamo far crescere ancora Fernandez, che il presidente, l'allenatore, il presidente hanno fiducia e tutto. Poi bisogna togliere Britos, Zemaili, Zapata, sono tutti giocatori che non servono. Come? Iller. Iller io lo terrei, anche perché attualmente quei soldi non te li dà nessuno, te ne danno meno della metà. Mamma mia, ma non ci lamento. È stato, infatti. E meno della metà praticamente crede che sia utopia per perdere un giocatore così importante. Si sta parlando molto anche di Hamsik, c'è chi praticamente dice che in questo modulo non va bene, chi forse dice meglio cederlo, chi invece lo reputa che insomma dovrà stare fino alla fine delle sue giorni calcistici ovviamente. Qui a Napoli tu cosa ne pensi del nostro capitano? Penso che Hamsik è un giocatore importante,
auguriamoci che guarisca al più presto con questo piede e auguriamoci che Mazzarri non gli stia facendo il filo. Si parla molto di questa cosa. Tu sono stato la persona il primo che praticamente tu infatti lo dicesti. Ho scoperto questa cosa io attraverso un'amicizia personale. Attraverso un'amicizia personale ho scoperto questa cosa. Però sai, questi quindi rapporti, è fondata al 100%. Questi rapporti, sì, questi rapporti iniziano con la scusa che tu lo chiami, come stai, come vanno le cose, là come stai. Amichevole, andando. Dici tu. Sì. E poi dopo, sai, io ho sempre una grande ammirazione, una grande stima, e comunque queste cose non vanno bene. Perché si disturbano i giocatori, si praticamente mettono la pulce nell'orecchio praticamente. E poi si destabilizza l'ambiente. Si destabilizza l'ambiente, non va bene questa cosa. Perfetto. Mentre per quanto riguarda il modulo, Hamsik lo vedi bene in questo modulo? Come l'ha messo ultimamente Benitez? Perché alcune persone dicono, casomai Hamsik non dà il meglio di sé, non soltanto per l'infortunio, ma perché forse è un problema di modulo. Io penso una cosa, noi spesso ci esprimiamo, prendiamo decisioni, perché a volte sembriamo che prendiamo decisioni. Sì, infatti io ma io credo che il mister lo sappia meglio di tutti. Hamsik è un giocatore importante, può giocare in qualsiasi modo. L'importante è che sta bene fisicamente, non venga infastidito. Hamsik è una bandiera, Hamsik può giocare dietro le punte, può giocare al centro del campo, un giocatore che si sa inserire, sa giocare al centro del campo, un giocatore importante. Per cui credo che è meglio di Benitez. Qua te l'ho detto, pure il fruttivendolo a volte sembra che è più impreparato di Hamsik. Sì, si arrabbiano proprio, infatti. Vabbè, poi insomma, Higuain, Mertens, se ne abbiamo parlato. Ma io penso che sia inutile parlare di questi giocatori. Lo stesso Insigne ha avuto un momento così di sbandamento, anzi, qualche volta lo fischia, non è giusto. Appena sbaglia qualcosa, Insigne tutti sono pronti a fischiare. Forse pretendono l'ho visto più anche, da lui. Ma non è giusto, perché quando sbaglia Mertens, quando sbaglia Galeone è tutto a posto. Non bisogna fare così. Sono d'accordo con te. Ha avuto un momento di. Però cioè, a volte ci sono anche con te stesso, tu ci rimani male, dici com'è, io sono napoletano. Invece di essere aiutato mi mettono sotto. Demoralizza anche. Mi mettono sotto pressione, non va bene. Bisogna aiutarlo a Lorenzo Insigne. Perfetto. Adesso inizieranno a fare diciamo, vari nomi di mercato, anche se è presto. Tu ci puoi dare qualche news, insomma, qualche informazione che noi non sappiamo? Guarda, in base a tutte le tue conoscenze? Io credo che il Napoli stia osservando 100 giocatori, e su tanti giocatori. Ci sono notizie fondate. Ma credo che i giocatori importanti per fare il salto di qualità, per me, il Napoli dovrebbe prendere Mascherano, Skerten, Criscito ed un attaccante. Perché Mascherano lo puoi utilizzare insieme al Bion nella coppia centrale, lo puoi utilizzare al centro del campo e già guadagni un calciatore. Criscito è un giocatore che ti serve, là dietro ti può servire per come qualunque modo vuoi giocare. Skertel è un giocatore importante come difensore, se poi giochi Albion Skertel e metti Mascherano al centro del campo è il massimo, giocando Criscita a sinistra e un altro a destra, chiunque si sia. Poi non è che è una partita che tu giochi e dici quelli sono i titolari, no, stiamo facendo una proposta nelle gare che potranno essere in Champions, le grandi partite, ma ci sono anche altre gare che non è che tu giocano sempre gli stessi. Per avere una grande rosa è ovvio che devi qualche volta sacrificare qualcuno, ma lo spazio c'è per tutti, nessuno esce definitivamente, ma nessuno esce definitivamente. È ovvio che quando giochi con 11 che tu credi, sai che tre se non stanno bene, sai che sono tre giocatori, tre campioni che li puoi sostituire in qualsiasi momento, certo. O a dare o avere. Anche perché vedi, quest'anno spesso partite ogni tre giorni, non avevamo sostituzioni. Il calo fisico della squadra è stato quello. È inutile che diciamo Higuain però non hanno reso, a volte non ha giocato, non è vero. Higuain ha reso alla grande, è stato un grande campione, ha dimostrato il suo valore. Lo stesso Mertens, lo stesso Galeone, lo stesso Insigne, tutti. Il problema è che quando un giocatore va in affanno e tu lo metti ancora per 3-4 partite consecutive, lo porti ancora più in difficoltà e poi dopo magari passa per un brocco, ma la colpa non è né dell'allenatore né dei calciatori, ma la colpa sicuramente è di una rosa che non è completa. E questo dico, poi per prendere un grande attaccante. Chi prenderesti tu? Non so, il Napoli aveva scelto
l'attaccante del Porto, che in questo, come si chiama? Aspetta, l'attaccante del Porto, in questo momento non mi viene... L'attaccante del Porto. No, vabbè, comunque l'attaccante del Porto, in questo momento, sai, vengono momenti... anche perché... è già una giornata molto, molto, è stata una giornata per Gennaro molto piena e intensa, quindi in ospedale, insomma, con tanti pensieri. Comunque un attaccante importante che comunque era vicinissimo al Napoli, il presidente l'aveva promesso che era quasi nostro. Poi dopo non è più. Io prenderei quell'attaccante lì, anche l'abbiamo visto. Però. E invece secondo te Mascherano davvero può venire a Napoli? Se questo problema del Barcellona, che se si riuscisse a superare, però c'è il problema poi dei soldi, della liquidità. Problemi di liquidità. Quindi, la vedi... Poi ci sono anche altri attaccanti importanti, Suarez, ma ce ne sono attaccanti. Ci sono. Per esempio, importanti. Non prenderei l'Avezzi. Su Lavezzi, infatti, c'è cosa in questo ritorno di Lavezzi? Ma Lavezzi vorrebbe tornare, perché l'affetto che ha avuto qua, l'amore, non lo potrà mai sentire in nessun posto, ma non ce l'avevo detto, se te lo ricordo. Sì, perché avevo quando Lavezzi andò via, tu lo dicesti. Non sarà più un campione del genere, in un'altra non sarà squadra. Lo stesso Lavezzi, perché non sarà considerato come è considerato. Bravo. A Napoli, questo praticamente. A Napoli era considerato il poce, era tutto per i napoletani, era considerato addirittura più di Cavani, che non era giusto, perché Cavani poi alla fine era superiore, perché Cavani, quando lui faceva gol o tornava a centro del campo in difesa, era concreto. Invece Lavezzi si incuneava tra 3-4 avversari e molto spesso perdeva la palla. A volte la partita la poteva vincere pure da solo, ma molto spesso era più un danno che... Però un giocatore fortissimo, era assolutamente. Rimane nel cuore dei napoletani come uno dei più grandi della storia. Però lo prenderei per tanti motivi. La prima, perché abbiamo tre giocatori simili, che sono più concreti e meno bravi, che sono Insigne, Caleon e Mertens. E che hai visto Mertens che ti conviene, no? Ti porta due avversari, l'ha fatto con la Juve, l'ha fatto ieri con quel... L'ho visto ieri, fantastico. Praticamente, con tutto il rispetto, non penso che sia... Poi ci sono altri attaccanti importanti, ma io credo che comunque al di là di tutto... Giocatori, non è che ci vogliono per forza giocatori come quelli che abbiamo citato oppure qualcun altro. Credo che uno può prendere un tipo Matri, acqua fresca, che li mette lì in panchina, che ti possono servire. Gilardino, anche se è in età avanzata, però ti può servire, ti sai, può servire per il secondo tempo, ti può servire per le altre partite meno diciamo di cartello, però sono giocatori determinanti che ti servono, hanno esperienza, conoscono bene il calcio italiano, sono italiani, si accontentano, perché nessuno pretende di giocare al posto di Higuain, certo. Per l'amor di Dio, oggi per me Higuain è il più forte centravanti in assoluto, dici. Un'ultimissima domanda, abbiamo parlato un po' di tutti tranne che di Juan Zapata. Tu lo terresti ancora nella rosa del Napoli oppure no? Io lo darei in prestito. Per formarlo? Io non so proprio il suo valore, perché sai, vedendolo attraverso le cassette di altre squadre, è ovvio, i procuratori e tutti quanti fanno vedere le cose più belle. In una gara è inutile che fai vedere il 90% delle due o tre cose, bisogna le azioni migliori. Bisogna vedere la quantità e la qualità. È ovvio che è giovane, ha un bel fisico, però bisogna darlo in prestito e vedere effettivamente due anni, un anno, 30, 40, 50 partite, o addirittura due anni, e poi vedere di che pasta è fatta, perché noi non dobbiamo far crescere i giocatori, sono i giocatori che devono far crescere il Napoli, è diverso. Noi siamo una piazza importante, non siamo l'Udinese o non siamo il Genova, con tutto il rispetto, perché non possiamo prendere i giocatori, facciamo crescere e poi ce li vendiamo. Noi dobbiamo avere dei campioni affermati, oppure se li facciamo affermare noi li dobbiamo tenere e dobbiamo praticamente competere e combattere contro le più grandi, perché noi siamo una grande. Ci stava un signore Aldo di Salerno che mi ha mandato anche un'email, e praticamente io gli dissi che praticamente non ero d'accordo con lui, ed era follia quello che diceva lui. Lui diceva che Napoli, fino a quando fattura meno di Roma, Milan, Inter e Juventus, non potrà mai arrivare a quei livelli. Non è proprio vero. Se riesco a parlargli glielo dirò di persona, perché il Napoli praticamente come business è superiore a queste squadre, solamente che loro fanno forza di società, che loro praticamente sono organizzate e riescono a prendere più del Napoli, anche se il Napoli sotto questo aspetto sta crescendo, perché De Laurentiis, certo, come imprenditore, per me è un grandissimo imprenditore, però molto spesso non basta l'imprenditore, perché a circondare un imprenditore c'è una grande organizzazione. Attualmente sono staff, dici tu. Ha degli uomini bravi, preparati, come Formisano ed altri, Cassano e tanti altri, però sicuramente bisogna allargare la rosa anche in questo se si vuole vincere, perché l'organizzazione societaria è fondamentale per una squadra di calcio. E allora Gennaro, noi siamo davvero in chiusura, però diamo il tuo appuntamento ovviamente giovedì sera alle 20:45, c'è cioè Tifosi Napoletani come sempre con un grande parterre.
Sì, ancora lo dobbiamo preparare, soprattutto. Vabbè, le sorprese sono tante. Però credo che comunque ci diverta, a parte che abbiamo già un gruppo vincente. Vabbè, parte il gruppo solido e poi ovviamente poi con gli innesti della puntata. E siamo. Beh, giovedì verrà anche di nuovo in puntata e di Napoli, perché mercoledì terrà questo concerto importante, 16 aprile a Teatro D'Agostino, ci andremo anche noi, siamo stati invitati io, Iezzo, Idris, Merola, Cicillo, tutti quanti, Pesaro. Andremo a guardarlo perché veramente è uno spettacolo molto bello e tra l'altro è di Napoli, ha praticamente qualificato ancora di più la nostra trasmissione insieme a Francesco, perché uno rappresenta il figlio di un grande della musica, certo, della storia, assolutamente. Ed un altro è la musica che ha reso grande Renzo Arbore, l'orchestra italiana che ha trasformato nel mondo, diciamo, una musica napoletana, e Renzo Arbore è diventato grande anche grazie a lui e Francesco Schiavo. E siamo in chiusura, io ringrazio come sempre Gennaro Montori, buonasera Gennaro. Dal profondo del cuore forza Napoli, siamo vicini alla squadra e critichiamo nel giusto, non siamo né di parte, né a dare e né ad avere. Il presidente dovrà fare una grande squadra, perché questa città merita, con tutti i sacrifici che fa. Poi il fatturato bisogna farlo con in extra come società, noi non c'entriamo niente, certo. Noi portiamo i soldi e rendiamo grande il Napoli. Grazie ancora a Gennaro Montori, grazie come sempre a tutti voi per averci seguito, arrivederci. Sta città, si è mattina guerra.